applicato all'insegnamento. A proposito di giovani, un tempo si fuggiva dalla campagna, si andava a cercare lavoro in città, ebbene si sta assistendo a un'inversione di tendenza. Guardate. Il traffico per loro è quello del gregge e alla scrivania preferiscono il trattore. Sono i giovani agricoltori che hanno scelto di dedicarsi alla campagna. Una corsa alla terra degli under 35 che negli ultimi anni, come rivela la Coldiretti, ha registrato un balzo. Tant'è che l'Italia ha conquistato un primato in Europa con 55.000 ragazzi alla guida di imprese verdi, anche grazie all'accesso ai fondi europei. Ho iniziato con un piccolo gruppetto di animali, circa un 10 capi, e poi pian piano, da una stalletta provvisoria, dopo aver ricevuto un contributo europeo, ho costruito la struttura finale che ospita circa 50 capi in lattazione. E c'è chi dall'ufficio marketing di una multinazionale ha scelto di trasferirsi nella penisola sorrentina per coltivare la terra. Sono qui dopo aver fatto una scelta di vita, quella di tornare lasciando una carriera a Milano come tanti altri giovani per avviare un'azienda agricola in un terreno di famiglia che era utilizzato solo per autoconsumo. A dare nuovo impulso all'imprenditoria verde è il progetto della Banca Nazionale delle Terre Agricole che ha permesso di rimettere in circolo centinaia di terreni destinati a giovani e donne. Si dà la possibilità di entrare in possesso di terreni abbandonati e grazie al lavoro e alla caparbietà si riesce a portarli avanti, a ridargli vigore, a ridargli vita. E si è appena aperto il nuovo bando per l'acquisto di oltre 16.000 ettari per un valore complessivo di 255 milioni di euro che raccoglierà anche proprietà di soggetti pubblici. Reimmettiamo nel circuito produttivo 16.000 ettari di aziende che possono ripartire con le innovazioni, con l'agricoltura 5.0, con i giovani imprenditori che però devono partire dalla proprietà terriera.